Gol e magie, un autentico fuoriclasse, Federico Giampaolo al secolo, Re Federico, 273 presenze, 69 reti con la maglia del Delfino, secondo miglior marcatore di tutti i tempi nella storia biancazzurra alle spalle dell'inarrivabile con i suoi 120 gol Mario Tontodonati. Esattamente 20 anni fa la finalissima con Martina Franca, soprattutto la promozione in B targata Ivo Iaconi. Emozioni indescrivibili, Federico. Emozioni indescrivibili perché, come hai detto benissimo, lo stadio alla finale appunto con il Martina era stracolmo, per cui entrammo in campo con una ferocia, una motivazione grandissima. Noi facemmo un ottimo campionato, non arrivammo primi, passammo appunto per i playoff dove incontrammo due squadre forti, la San Benedettese che fu tosta, però riuscimmo a passare, e poi con il Martina. Mi ricordo il dopo partita, la gente di Pescara, i tifosi di Pescara a festeggiare sul lungomare, in pullman, per cui sono momenti veramente che non si cancellano, e fu una grande gioia per tutti noi perché poi la Serie C, lo sappiamo benissimo, è un inferno, per tornare poi in Serie B a Pescara fu bello e soddisfacente per tutti quanti noi. Ricordiamo i gol di quella finalissima, Palladini nel secondo tempo, gran velo da parte tua su verticalizzazione di Minopoli e poi il rigore trasformato da Cecchini che realizzò 21 gol. Sì, Cecchini fece un grandissimo campionato, era il nostro finalizzatore. Ragazzo serio, infatti a Pescara ha lasciato un bellissimo ricordo, ma avevamo una squadra forte, avevamo una squadra appunto come dicevi tu, Palladini, Minopoli, anche gente un po' cresciuta lì nelle vicinanze in Abruzzo, nel posto, allenati appunto da Ivo Iaconi, di Giulianova, per cui fu una grande stagione. E poi c'era il presidente Pietro Scibiglia con il suo genero Antonio Oliveri. Io sono molto legato al presidente Scibiglia perché quando arrivai a Bari mi prese lui appunto con il genero Antonio Oliveri, ho fatto tantissimi anni lì, grande presidente Scibiglia perché era veramente come un padre, no? Era un taciturno ma nello stesso tempo ti dimostrava affetto, ti dimostrava stima. Infatti Scibiglia ha fatto giustamente la storia anche del Pescara, però ho un grandissimo ricordo sia del presidente Scibiglia che del genero Olivieri. Ricorderei l'11, no, che scese in campo in quella giornata, 15 giugno, ripeto, 2003, Santarelli tre pali, una sorta di 4-2-3-1, correggimi se sbaglio, Federico, con Nicoletto, Rossi, Antonaccio e Micolucci in difesa, Di Fabio e Minopoli nel cuore del reparto nevralgico e poi davanti Federico Giampaolo, Palladini, Bonfanti con Cecchini riferimento centrale, no? Sì, esatto, era quella la formazione che il mister Iaconi di solito metteva in campo. Ricordo anche che era anche un bel gruppo, c'era Guido Di Fabio che era un giocatore che Iaconi aveva già allenato, per cui ci dava quell'equilibrio, lo stesso con Minopoli che era un ottimo centrocampista, poi lì davanti c'era Bonfanti, Palladini che faceva un po' tutti i ruoli perché Palladini, esatto, dovunque mettevi era una garanzia. C'era tanta qualità, perché anche Bonfanti era un bel giocatore. Esatto, sì, Bonfanti è un giocatore che strappava, una buona tecnica, una buona velocità, quando prendeva palla al piede riusciva a saltare l'avversario. Poi c'avevamo Cecchini che finalizzava un po' tutto. Però ripeto, sono passati 20 anni, come dicevi tu, effettivamente, e quando vinci un campionato, soprattutto in quelle piazze lì dove la Serie C a Pescara viene vista un po' come un campionato un po' non all'altezza del pubblico della piazza. Io ho visto adesso la finale, le semifinali che ha fatto contro il Foggia, ho rivisto il pubblico entusiasta di 20 anni fa, perché poi Pescara ce l'ha questi numeri, è normale che bisogna fare squadre forti ma come in tutte le piazze di città, per invogliare il pubblico, e ho rivisto questo pubblico che sicuramente ti dà una spinta in più, perché 20.000, 25.000 è bello giocare in uno stadio pieno.
Assolutamente, ricordiamo anche a disposizione un certo Calaiò, che poi ha fatto la carriera che conosciamo, era giovanissimo, aveva soltanto 20 anni. Insomma. Era giovanissimo, non giocava all'inizio, però si vedeva che era un giocatore che doveva esplodere, ma infatti poi l'anno successivo fece tantissimi gol. C'era anche Calaiò che entrava a dare il suo contributo. L'anno successivo realizzò 21 gol come aveva fatto Cecchini nell'anno della promozione, ma in Serie B, appunto, Emanuele Calaiò. Il secondo portiere era Sebastiano Aprile, che dallo scorso anno è il preparatore dei portieri del Pescara, e poi c'erano Bellè, Biancone, Sbrizzo, Perra, Maggiolini, insomma era una squadra di qualità ottimamente allenata da Ivo Iaconi. Possiamo fare il parallelo, il Pescara che viene eliminato dal Foggia ai calci di rigore, con il Bari che al 94esimo, nel ritorno con il Cagliari, era in Serie A un minuto più tardi, invece in pieno recupero, il gol del Cagliari che manda all'inferno il Bari. Più o meno una situazione analoga, no? Sì, perché poi prendere gol all'ultimo minuto è una batosta che difficilmente dimentichi. Sì, è successo questo sia al Pescara, dove mi dispiace tantissimo perché io pensavo che ce la potessi fare. Ho visto la partita lì a Foggia 2-2, è stata in vantaggio, era una squadra che poteva sicuramente andare avanti. Poi il calcio è imprevedibile, perché l'ultimo minuto sia a Pescara ma anche a Bari hanno perso la possibilità a Pescara di andare avanti, di fare le finali, mentre il Bari che negli ultimi due minuti ha perso la promozione in Serie A con uno stadio, io sono stato a vedere la partita, c'erano 60.000 persone e dopo che hanno fatto gol Pavoletti è sceso un gelo impressionante perché nessuno se l'aspettava. Foggia che è atteso alla partita di ritorno con il Lecco, Lecco che ha vinto allo Zaccheria per 2-1, Foggia allenato da Deglio Rossi, che tu conosci molto bene, non solo perché lo hai avuto a Pescara, dove probabilmente quell'anno, no, 96-97 è stata la migliore tua stagione, 16 gol, ma l'hai avuto anche a Salerno. Insomma, ti fa piacere rivedere Deglio Rossi finalmente ai suoi livelli, anche se in Serie C, perché negli ultimi anni lo avevamo perso di vista. Esatto, hai detto benissimo. Deglio Rossi aveva un po', si erano un po' perso le tracce, però io sono molto riconoscente a Deglio Rossi perché, come hai detto tu, quell'anno fu un anno strepitoso, no? Avevamo una squadra forte allenata appunto da Deglio Rossi che ci faceva giocare benissimo e sono contento che adesso si è ripreso un po' la scena, no? Mi è dispiaciuto che il Pescara sinceramente abbia perso con il Foggia, perché anche lì la caratteristica del Foggia poi dice che negli ultimi minuti una squadra che non molla mai e riesce sempre poi a superare ostacoli importanti. Però sono contento perché, ripeto, era da tanto che non si vedeva un allenatore che ha fatto la storia, dovunque sia andato ha fatto sempre bene, e adesso è tornato a Foggia dove lui aveva iniziato. A questo punto mi auguro che possa vincere questo spareggio a Lecco, che si possa, diciamo così, Foggia tornare con Deglio Rossi in Serie B. Da giocatore forse ha incrociato, credo, Zeman, no? Sì, io l'ho incontrato con il Bari in Serie A, quando Zeman aveva il classico tridente Baiano, Signori Arrambaudi. Esatto. L'ho incontrato sia in casa che fuori, perdemmo tutte e due le volte, ma ripeto, lì era una squadra che Zeman faceva un 4-3 che all'epoca nessuno lo faceva così alto, che ti venivano a pressare fisicamente, erano delle bestie, mi ricordo che andavano il doppio degli altri. Ma ti racconto anche un altro aneddoto: Zeman allenava il Foggia. Io ricevetti una chiamata non da lui ma dal direttore sportivo che mi voleva in Serie A proprio a Foggia, forse quando l'anno successivo, però poi lì quindi il DS, scusa, Peppino Pavone, sì, lì praticamente poi era tra me e Stroppa. Ah. Stroppa, e poi preso lo Stroppa, le casualità, perché poi Zeman è un allenatore che secondo me fa giocare bene soprattutto lì davanti, e chi ha qualità lì davanti, come potevo averlo io con Zeman sicuramente, come lo è stato con Deglio Rossi, riusciva a sfruttare al meglio le proprie caratteristiche.
Sarebbe stata una bella esperienza, però poi preso lo stroppa. Allora era la stagione 1993-94, se non vado errato, e tu l'anno dopo sei arrivato a Pescara, diciamo a ottobre 94, qualcosa del genere, no? Settembre-ottobre 94. Sì, quindi... esatto. Zeman poi tra l'altro ha sempre sfornato giocatori di altissimo livello, parliamo di Insigni, di Verratti, di Immobile. Immobile. Lui l'attaccante per il suo modo di giocare viene evidenziato ancora di più, cosa che ha fatto benissimo adesso con Delle Monache, con un ragazzo del 2005. Per cui sono quegli allenatori che bisogna prendere il treno giusto e ti possono veramente dare una mano per il gioco che propongono in campo. Federico Giampaolo vive e risiede ormai da tantissimi anni a Bari, lui è abruzzese, giugliese doc, ha allenato la primavera del Bari, e purtroppo un epilogo no sfortunato, perché la tua squadra ha perso la finale contro il Palermo. Sì, noi abbiamo fatto un grande percorso, perché devi sapere che il Bari, dopo il fallimento, tutti i migliori giocatori, parlo del settore giovanile, sono andati via, cominciato dalla Serie D. E tu sai benissimo che ricostruire un settore giovanile da zero diventa molto molto difficile, non fai campionati professionisti, fai campionati dilettantistici, per cui tutti quelli che ho avuto io nella primavera 3 quest'anno erano tutti ragazzi della zona, no? Sì. Non avevamo solo un giocatore in convitto. Diciamo che c'era da ricostruire. Sì, ma c'è ancora da ricostruire, il settore giovanile del Pescara sta molto più avanti rispetto a Bari, questo bisogna dirlo. Il Bari ha grande potenzialità, però tu sai benissimo che poi bisogna investire, bisogna avere tempo, pazienza, per cui noi abbiamo fatto un grandissimo campionato per la disponibilità che avevamo. E piano piano io mi auguro che si possa ricominciare come allenai tempo fa la primavera quando c'era il presidente Parrese, che lì aveva una certa continuità. Ricordavi la precedente esperienza nella quale hai allenato, mi piace anche ricordarlo, Giacomo Manzari, che è finito nel mirino del Pescara, in realtà già dallo scorso anno, ha fatto molto bene quest'anno a Monopoli, era in prestito dal Frosinone ma di proprietà, cresciuto nel Sassuolo e ancora prima appunto nel Bari, perché tu lo hai praticamente svezzato, no? Ma io ho avuto dei giocatori che adesso giocano nei professionisti, ho avuto Lella che gioca a Cagliari, l'ho avuto il Landesette che ha vinto appunto il campionato quest'anno, ho avuto Manzari, ho avuto Partipilo, ho avuto per un periodo di tempo Castrovilli della Fiorentina. Ecco, ti dicevo. Quando c'era il Bari, che appunto aveva una certa continuità. Per cui qualche giocatore è uscito fuori. Sono contento per loro, perché poi, giustamente, la soddisfazione non dico che sia merito mio, però voglio dire, hanno avuto quel passaggio importantissimo nel settore giovanile, dove spero che hanno imparato qualcosa di quello che poi stanno facendo nella propria carriera. Prossimo anno resti a Bari. Ma adesso qui hanno preso, penso, come a Pescara, una mazzata incredibile, perché è dura ripartire. Tu sai benissimo che se fossero andati in Serie A la società doveva venderla, perché da Laurenzi non può tenere due società. Sembrava che era già stato tutto fatto, invece adesso in Serie D, secondo me, non lo so che cosa faranno. Dicono che vogliono ripartire con i De Laurentiis, però sai, nel calcio poi fino a quando non c'è l'ufficialità si possono dire tante cose. Di conseguenza, prima squadra, poi viene fatto il settore giovanile, per cui adesso abbiamo finito, il 30 giugno scade il contratto, vediamo che succede, che programmi hanno, diciamo. C'è da aspettare, insomma. Io ti ringrazio, Federico, sei stato come sempre gentilissimo nei nostri riguardi, è stato davvero un piacere ed un onore. Ciao, ciao Massimo, grazie a tutti voi.